Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi siamo qui per parlare di un argomento importante, anzi direi fondamentale, del quale si parla sempre, purtroppo, troppo poco, ovvero donazione di midollo osseo. E chi meglio di Emanuele Imprescia, che è presidentessa dell'ADMO, per parlare di questo importante argomento. Intanto ti ringrazio per essere qui, per la tua disponibilità. Grazie a voi. Quindi, partiamo subito. Perché è importante donare midollo osseo? È importante donare il midollo osseo, forse per essere ancora più precisi, le cellule staminali emopoietiche che sono contenute, si trovano appunto nelle ossa del midollo osseo, ma anche nel sangue periferico. Queste sono cellule fondamentali per quanto riguarda i trapianti appunto di cellule staminali emopoietiche. Un trapianto serve quando una persona, un individuo, si ammala di una patologia legata al sangue, una neoplasia, e sono molte. Quella più tristemente famosa appunto è la leucemia, e in moltissimi casi un trapianto, e quindi trovare un donatore compatibile, è l'unica possibilità di vita. Ci sono molte terapie, le terapie appunto classiche per contrastare appunto una neoplasia, che sono la chemioterapia e la radioterapia, ma spesso queste da sole non bastano, quindi diventa necessario trovare un donatore, quindi avviare una ricerca, appunto la ricerca del donatore compatibile. È importante essere nel registro, perché la compatibilità che viene ricercata è una compatibilità il più possibile vicina al 100%, si tratta quindi di una compatibilità genetica, si tratta appunto di trovare un gemello genetico che nel 25% dei casi si può ritrovare in famiglia, può essere un fratello, appunto non i genitori, perché per loro natura sono compatibili solo al 50%, perché mamma e papà ci hanno donato il 50% del loro patrimonio genetico. Invece un fratello potrebbe avere la stessa combinazione appunto di un paziente in attesa di trapianto. Purtroppo, proprio per il calcolo delle probabilità, in famiglia accade solo nel 25% dei casi che un fratello sia perfettamente compatibile. Quando questo non avviene, bisogna avviare una ricerca nel registro, prima nazionale e poi internazionale. Una ricerca che è difficile, perché dicevamo, una compatibilità genetica, un proprio gemello non è che lo troviamo proprio dietro l'angolo, quindi sappiamo che la probabilità che ha un paziente in attesa di trapianto di trovare il suo donatore è una su 100.000. E quindi è un numero che fa molta paura, perché è la stessa probabilità che ha anche un donatore di essere chiamato a fare effettivamente la donazione, perché un donatore di cellule staminali emopoietiche non è un donatore abituale, come ad esempio il donatore di sangue, è semplicemente una persona che si mette a disposizione, e per mettersi a disposizione basta un prelievo di sangue. Dal prelievo di sangue viene ricavata la traccia genetica, quindi diciamo la carta d'identità di questo donatore, e questa traccia genetica viene inserita nel registro. Quando un paziente si ammala, la stessa traccia genetica, che si chiama tipizzazione del paziente, viene inserita in questo database, e questo grande elenco, diciamo, mondiale ricerca le compatibilità. Quindi insomma i numeri sostanzialmente devono crescere, perché naturalmente più tipizzati più possibilità ci sono. Diciamo a tutti quanti che non è niente di tragico, l'ho fatto anch'io un anno fa insieme alle mie amiche, un prelievo del sangue, un'oretta del proprio tempo e tutto è risolto in un click. Quindi bisogna far sì insomma che più persone possibili decidano di inserirsi in questo grande elenco, come l'ha appena chiamato lei. Diciamo che questo grande elenco non è così grande, perché appunto in Italia il registro dei donatori di cellule staminali emopoietiche, che si chiama IBMDR, ha sede a Genova all'ospedale Galliera. Questo grande database contiene 340.000 donatori, poco più di 340.000 donatori, e come avevamo detto prima, se la compatibilità è 1 a 100.000, capiamo benissimo che questo registro non è capace di far fronte a quelle che sono le emergenze, diciamo, nazionali, perché i dati invece che ci arrivano dai centri di ematologia sono che ogni anno soltanto in Italia sono quasi 1.500 le persone che si ammalano di leucemia. Le nuove diagnosi sono in questo ordine numerico, quindi significa che in quasi tutti i casi bisogna andare ad attingere a un registro internazionale, e non è detto che in questo registro questa possibilità si riesca a trovare. Ecco, tu oggi sei presidentessa dell'ADMO, e diciamo che a questo mondo ti sei avvicinata
per problemi che sono venuti in famiglia, e so che poi tu ti sei appunto rivolta, hai avuto la fortuna di trovare un donatore nel registro internazionale, sì, dall'altra parte dell'oceano addirittura. Sì, diciamo che non è dall'altra parte dell'oceano, però diciamo che insomma la mia storia è un po' particolare, nel senso che nel 2005 Alessandro, il mio secondo genito, aveva 4 anni e mezzo e lui si è ammalato di leucemia. Dico sempre che per un genitore la malattia di un figlio è, penso, la prova più difficile da affrontare, perché ti rendi conto che non puoi fare nulla a parte stargli accanto e cercare di essere di sostegno, soprattutto quando la diagnosi che ti viene posta è di una malattia mortale, perché di questo si tratta, una malattia che se non viene curata porta alla morte, soprattutto in un bambino piccolo dove una mamma e un papà hanno soltanto davanti l'idea del futuro, insomma della sua vita, pensare invece di che quella vita sia così vicina al capolinea è veramente difficile. Nei bambini il protocollo di cura per la leucemia, appunto le leucemie pediatriche, dura 2 anni di chemio e radioterapia. Già questo fu per noi una botta incredibile, perché eravamo abituati a ragionare nell'ordine di 15 giorni di antibiotico, come una malattia lunghissima, no? Invece pensare a una malattia che dura, una cura che dura 2 anni, senza nemmeno sapere se ci avrebbe portato alla soluzione. E 2 anni di chemio e radioterapia, quindi anche farmaci molto pesanti, che hanno costretto Alessandro a vivere in isolamento, però l'80% dei bambini riesce a sconfiggere la malattia senza ricorrere al trapianto. Il trapianto si vede come l'ultima spiaggia. Fu così per Alessandro, infatti lui ha fatto i suoi 2 anni di chemioradioterapia e dopo 2 anni è uscito dalla terapia e diciamo ha potuto tornare alla sua vita, ma durante quei 2 anni lì io ho capito che se anche non serviva ad Alessandro, però forse potevo fare qualcosa per qualcun altro, perché invece ho conosciuto tanti bambini che quel donatore lo aspettavano. E è stato lì che ho deciso di superare questa mia paura, perché lo dico sempre, io sono una paurosona, avevo una fifa terribile degli aghi, e, però mi sono detta: il mio cucciolo ha 4 anni e riesce a sopportare qualsiasi cosa, io sono grande e non riesco a superare una mia piccola paura. Mi sono andata a iscrivere nel registro dei donatori sapendo che la compatibilità era 1 a 100.000, e io sono stata chiamata dopo 6 mesi. Dopo 6 mesi a me è arrivata quella telefonata e la prima sensazione è stata questa: cavoli, 1 su 100.000, e tocca proprio a me. E dopo 2 minuti mi sono detta: cavoli, cioè 1 su 100.000, e quell'1 su 100.000 che può fare la differenza nella vita di un'altra persona sono io. Il mio bambino combatteva contro la sua malattia e non potevo fare niente per lui, però potevo fare tutto per un'altra persona che nemmeno conoscevo. Io l'ho letto anche come un segno e ho affrontato la cosa con una immensa gioia, perché fare quel gesto ti porta una grande gioia, perché lo chiamo il dono in assoluto, certo, perché non sai a chi lo fai, sai che fai un dono immenso, perché il dono della vita penso che sia il dono più grande che si possa fare, ed è assolutamente disinteressato, non ti tornerà nemmeno un grazie, perché l'altra persona non ti conosce, tu non la conoscerai, però saprai di aver contribuito a cambiare il destino di una persona, e io sono stata bene. Alessandro poi è uscito dalle sue terapie, però dopo 3 anni Alessandro si è riammalato, e quando la malattia torna dimostra che i farmaci non bastano più, che non basta più la bravura dei medici che l'hanno seguito, serviva qualcosa di più, serviva questo dono straordinario che può venire solo da un altro essere umano. Ad Alessandro serviva il suo trapianto di cellule staminali emopoietiche, così 5 anni dopo aver donato io il midollo a una donna francese, perché so che è andato in Francia, questa sacca è ritornata invece dalla Germania, perché la donatrice di Alessandro è una ragazza, sappiamo, molto giovane, di 22 anni, aveva allora nel 2011 quando c'è stato il trapianto, dalla Germania, è arrivata in Italia, e Alessandro dopo molto tempo, perché è stato 72 giorni in isolamento completo finché il midollo ha attecchito bene, è potuto lentamente tornare alla sua vita, e io so che lei ha dedicato poche ore del suo tempo e Alessandro in compenso alla sua vita. So anche che anch'io ho dedicato poche ore del mio tempo e un'altra persona alla sua vita, e quindi quando vedo queste cose sulla bilancia dico:
cosa sono poche ore del nostro tempo, confronto la consapevolezza di aver fatto una cosa straordinaria che non ti è costata niente, perché quello che è giusto dire è che un donatore di cellule staminali emopoietiche non perde niente di sé, perché tutto ciò che dona si rigenera in brevissimo tempo, e però si rigenera anche dentro un'altra persona che invece non aveva altre chance che la tua, insomma, alla fine la tua vita vive dentro un'altra persona e tu la tua vita non l'hai persa. Quindi direi che altro che importante, è fondamentale, e per tutti quelli che ci stanno ascoltando il mio invito, e immagino anche quello di sì. Emanuela, sia quello di rivolgersi all'ADMO, si può visitare il sito, sì. Può, insomma, se no visitare la sede per capire come si può fare, è molto semplice, si spreca giusto, spreca poi un'oretta del proprio tempo, e se poi arriverà la chiamata si sa che insomma si sta andando a salvare la vita di qualcun altro. Sì. Io non posso fare altro che ringraziarti, grazie mille per la tua testimonianza, grazie mille per il lavoro che fai e tutti quelli che come te fanno il lavoro all'interno dell'ADMO. Grazie mille. E a voi rinnovo l'invito a donare midollo osseo, a fare la tipizzazione, e vi saluto e vi rimando alla prossima nostra intervista. Ciao a tutti.